Prova. Se parliamo di... Ci sei? Non devi rispondere. Cosa capiamo? Voi sapete già. Bello russo qui, ciao. Però. Chi è l'esperto di golf? È lui. Parliamo di golf, un connubio con questa bella iniziativa per la Fondazione Gallinato. Sì, è un'iniziativa che ormai va avanti da qualche anno e credo che sia importante che si mantenga, e anzi ogni anno mi sembra che migliori. Questo credo che sia un aspetto molto positivo per raggiungere uno scopo benefico e quindi poter dare una mano a chi chiaramente soffre, chi non sta bene. Tanti nomi dello sport e dello spettacolo spesi per un'ottima causa. No, non sono spesi. Credo che queste siano situazioni dove non c'è bisogno di spendere nulla, lo si fa volentieri, lo si fa con partecipazione, perché credo che il fine e lo scopo siano assolutamente nobili e importanti, quindi queste sono manifestazioni alle quali si partecipa con grande entusiasmo. Sono sempre di più i calciatori che giocano a golf. Beh, credo che questo abbia un significato, credo che è giusto che uno abbia qualche hobby diverso dalla propria professione senza mai andare a inficiare troppo in quella che è l'attività primaria, perché chiaramente a volte si corre il rischio di eccedere e questo bisogna avere il giusto equilibrio. Com'è giocare a golf con Del Piero? A me è capitato di giocarci insieme una volta o due e devo dire che è uno che ha grande voglia, come tutti quanti noi, di far bene le cose che fa, quindi è sempre una sfida. Beh, oggi si troverà a giocare alla pari con due ragazzi che probabilmente tra meno di un mese saranno i suoi ordini. A giocare alla pari cosa vuol dire? A golf avete lo stesso status, invece lei tra un mese sarà l'allenatore, no, e due giocatori. Nel golf ci sono degli status diversi perché dipende dall'handicap, quindi anche quello influisce, quindi ci sta benissimo che siano meglio loro di me, però come sempre bisogna dimostrarlo sul campo. Tra un mese comanda lei però. No, non si tratta di comandare, non comanda, nessuno comanda, ci sono dei ruoli che uno ha e che gli altri chiaramente condividono e dividono, quindi bisogna mantenere questo tipo di atteggiamento. Sta di fatto che ormai manca poco all'Europeo, come si sta? Vedo che si piano sta piano sta emozionando. Non mi sto preparando per la gara di oggi, che è emozionante. Però almeno se chiediamo Del Piero se ha parlato col mister, avete parlato, d'altro non avete parlato. No.